Basta, lupo. Come avvertimento basta. Andiamo. Nuovo il mandarino? Pensaci bene, Roger, e lascia perdere. Il dancing è mio ed è un locale pulito. La droga qui dentro non ce la fanno entrare. Non vendo polverine a ragazzi di 16 anni. Pronto? Voglio parlare con Tavernier. Sì, col signor Tavernier in persona. Parla Roger d'Assa. Non c'è? Per favore, allora gli dica una cosa da parte mia. Io me ne strafotto di lui. La risposta è no e sarà sempre no. C'è stata una zuffa nel vicolo qui dietro. Non ne so niente. È caduto? Come vede? Sul filo spinato. Quanto è bravo, indovina tutto. Se avesse voglia di sporgere denuncia... Contro chi? Non si può mai sapere. Lei sa dove trovarci. Ha capito, dici? Sarebbe quasi meglio per te. Già, e io mi metto coi piedi piatti. Sbirri e mandarino sono la stessa cosa. Lo proteggono. È così dappertutto. Anche a Chicago, ricordi? Ci hanno affondato il battello e abbiamo dovuto sgomblare perché i nostri concorrenti avevano dalla loro la polizia. Acqua passata ormai. Andiamo via, Dan. È inutile star qui. Di un po'. Col braccio così. Non è meglio che ti ci riporti io a casa, eh? Ce la faccio. Roger. Sì? No, niente. Ciao. Ciao. Thank you.
USA proveniente da Londra. Pan American Airlines announced the arrival of flight number 436 coming from London. Helen. Buongiorno, Dan. Helen. Non abbiamo niente da dirci. Ma io non c'entro affatto in quello che è successo. Ma è sempre insieme a lei che Roger si è cacciato nei guai. E stavolta è morto. Le ripeto che non ho nessuna colpa, Helen. L'unica cosa che posso rimproverarmi è proprio di non essere stato con lui. Frattura della calotta cranica, sfondamento della gabbia toracica, 7 fratture agli arti. Nient'altro? Perché? Non le basta? Ma speravo, che so, magari una coltellata. Roger Dassin non si è suicidato e tantomeno è caduto incidentalmente, dottore. Non so che dirle, ispettore. Vuol vedere qualcuno? Sì. Uomo, donna o bambino? Un uomo. Un parente? Un amico. Me lo può descrivere? Sì, sì, 1,64 m, 80 kg, capelli castani, carattere impossibile. François! Sempre tra i morti tu, eh? Eh sì, brutta storia. È certo un delitto, ma non esistono prove. Come al solito. Come al solito. È una specie di congiura non farci trovare mai uno straccio di prova. Che schifo di città. Le altre non sono... Può darsi. Sono lieto di rivederti. Come stai, Gianni? E i due ragazzi crescono? È come se vedessi. Devi venire a cena da noi con Cristina. Certo. Gianni vi farà lo sformato di canna, la sua specialità. Anche se l'altra volta l'ha un po' bruciato. Sì, avanti. Dei signori la desiderano. Va bene. Scendo subito. Io mi chiamo Georgie, detto Bel Sorriso. Questo è Lupo e questo è Tony. Helen Dassin. Ah, non sapevo che Roger fosse sposato. Infatti non lo era. Io sono sua sorella. Mi permetta allora di presentarle le mie sincere condoglianze per il grave lutto che l'ha duramente colpita e al quale partecipo. Per essere un assassino educato. Vedo purtroppo che il dolore l'ha sconvolta. Se non ero è al servizio del signor Tavernier, vero? Sì, lo rappresento, per così dire. E allora parli chiaro. Che cosa vuole? È presto detto. Fare due chiacchiere con chi ha preso il posto di Roger. Mio fratello non mi teneva nascosto niente. E il locale adesso sarò io a dirigerlo. Roger Dassin aveva detto no. La mia risposta è uguale. Ah. Avete la testa dura in famiglia. Sì. Se vuole andarsene con i suoi sgherri, ora la strada la sa. Sgherri? Guardatevi intorno, sgherri. A voi pare di essere qui, ma è solo un'illusione ottica. In realtà siete altrove con gente degna di fede. Qui invece sono venuti certi malintenzionati per dare dei dispiaceri alla signora. Secondo voi, che cosa fanno? Per me sono anche capaci di spaccare tutto. Hai indovinato. Sfasciano tutto. Così. Finite le bottiglie!
io, pianoforte. Le sedie a pezzi. Niente più tende. Come quando passavano i vandali, è la fine del mondo. È il terremoto, la battaglia di Waterloo, la tomba d'oro. È l'apocalisse. Il sabato sera per mandarli a letto. Su, da un bacio a papà, va. Vengo ad aiutarti, Jamie. Ciao, Jamie. Buonanotte. Su, presto, a nanna, corri, corri. Già, è vero, mai li corri. Come ti hanno trattato? Trasferirti per indisciplina. È una vergogna. Non ne parliamo più. Almeno siamo ritornati insieme. Come ai bei tempi, eh? Perché non mi dici cosa ti preoccupa? Ecco che mi preoccupa, questo tizio. Il signor Tavernier. Il mandarino. Importazioni dall'Indocina. Beccato per traffico di valuta, l'ha sfangata perché c'era implicato un generale. Ora lavora nell'edilizia. È infilato dappertutto, sia nei ministeri che nell'industria. E questa è una delle facce. E l'altra faccia? Ricatti, gioco d'azzardo, traffico di droga, tratta di minori. Ma prove zero. Né prove né testimoni. Conosciamo i suoi gorilla. Non mancano mai quando c'è del torbido. Lui certo non si espone. Se li peschiamo ci invitano a occuparci dei fatti nostri, ossia i vagabondi, gli scioperanti, gli hippie e gli studenti. Comunque vorrei farti vedere una cosa. Adesso. Adesso. È il momento di dimostrare che la nostra società è pronta ad aprire il dialogo su tutti i problemi che sono oggi sul tappeto. Si tratta di dimostrare, senza equivoci, la nostra ferma e assoluta volontà di affrontare e risolvere, una volta per tutte, i molti contrasti che l'esperienza di questi ultimi tempi ha indicato e fatto emergere senza equivoci. È soprattutto nell'ordine e nella moralità pubblica che bisogna trovare la molla capace di stabilire una giustizia sociale vera, sana. Quello è bel sorriso, il fidato del mandarino. Con gli ordini di bel sorriso, quegli uomini sarebbero i padroni della città se il mandarino venisse eletto. Solo a pensarlo mi vergogno. Bene, faccio un giro per la sala. Buonasera, Barnero. Buonasera, commissario. Cerchi di stare attento, caro ispettore, quello che pensa le si legge in faccia. Vedere qui gli uomini del mandarino a lei non dà fastidio? Pensi se quel mascalzone diventasse deputato alle prossime elezioni. Anzitutto non è stato eletto, per adesso. Poi certe considerazioni le tenga per sé, Barnero. Il signor Tavernier forse non è amato da tutti, ma un poliziotto non deve mai fare politica. Non si tratta di politica, commissario. So bene quello che pensa, ma non lo dica. Lei vuol fare carriera, Barnero? Ho due figli, signor commissario. E allora pensi a loro. Nessuno le chiede di rifare il mondo. Sì, certo, capo. Dia retta a un vecchio del mestiere. La polizia è fatta per servire la società così com'è, non per riformarla.
La polizia? Il dottore? No, ho telefonato soltanto a lei solo. Helen? Di sopra. Telefona al dottore Jaber che venga subito, non qui, a casa mia. Sì, signor Dan. Villardin, ho bisogno di te. Stia tranquillo, nessuna frattura, col sedativo dormirà. E il braccio? Non è rotto, le dico. Qualche giorno e sarà a posto. Arrivederci. Arrivederla, dottore, grazie. Tenga. No, no, Dan. La prego. E grazie ancora. Ciao, Villardin. Ciao, Dan. Helen? Va meglio. Dorme. È grave? No, non molto. Lividi soprattutto. Senti, Villardin. Ti ho chiamato per il mandarino. Vuoi suonargliele? No. Lo voglio far fuori. Non hai smesso a Chicago? Roger, e adesso anche Helen. È troppo. Il posto migliore per beccarlo è alla sua bisca. Ci avevo pensato. Tutti i sabato sera verso le 2 va a prendersi l'incasso e se ne va con 2 gorilla. Sabato sera. Ci stai? Ci sto. C'è il tuo papà? Sì, è là dietro che aggiusta la moto. Beh, che fai? Ti prepari per la 6 giorni? Salute. Salute. È un bel pezzo che non ti si vede, eh? Vieni dentro? Certo. Beviamo qualcosa. Entra. E Colette, sta bene? È andata a fare la spesa. Mare non sta, ma sai, la salute non è un granché. Siediti. Cosa ti offro? Va bene un martini? Tuo figlio è bello colorito, eh? Beh, sì, l'hai visto. Anche mia nonna sta bene, tante grazie. Ti sei messo a fare l'assistente sociale ora? Ho bisogno di un alibi. Per quando?
La notte tra sabato e domenica. Una belotta. Una partita fino alle 2 del mattino. In tre. In tre? Sì. Tu, io e Villardin. Sì. C'entra anche Villardin, è una faccenda seria. Sì. Di. Roger Dassin. È una disgrazia? No. Allora facciamo una belotta in quattro. Ci metto anche Colette, così sembra più vero. Va bene, come vuoi. Mi vuoi insultare adesso? Ma senti... No, non sento niente. Roger Dassin era anche mio amico, no? Bene. Ciao. Sono andato nel locale di Dassin. C'è passato un ciclone. Davvero? Distruggono il night del suo amico e non lo sa. Il mio amico è morto, quindi del suo night me ne batto. Mi hanno detto che lo dirigerà la sorella. Se gliel'hanno detto. Perché non era al funerale? Vado a chiederlo a lei se le interessa. Lo farò di certo, appena la trovo. Ho diverse cosette da chiederle, oltre questa. Al solito. Qui la polizia non cambia mai. Non si preoccupa di interrogare i colpevoli, ma le vittime. Anche se ci fosse venuta, a che sarebbe servito? C'era molta gente? No, non molto. César, i dipendenti del locale, poi due o tre amici, un ispettore. Un ispettore? Quando il padrone di un night fa un volo di 20 metri dalla terrazza di un parcheggio, solo poche ore dopo essere stato appestato a sangue, la cosa puzza di bruciato anche alla polizia. Allora lasci fare la polizia. Una volta ci davamo del tu, Hélène. Tante cose erano diverse. Per me nulla è cambiato. Ogni nostro incontro è stato così breve. Schiacci sempre la sigaretta quando sei a metà. Non arrivi mai fino in fondo. Smetto quando sento che basta. Tu non hai saputo farlo. Puoi andare troppo lontano. Ma questa volta, Dan... Questa volta? Fermati, Dan. Non cercare di vendicare Roger, non serve a niente. Lascia fare la polizia. La polizia. Lasciar fare la polizia. Bella invenzione. Resterai qui con me? Fino in fondo? Almeno la polizia dovrebbe essere una cosa pulita. Più i giorni passano e più ho intenzione di andarmene. Sono stufo. La gente ci odia e certe volte non so dargli torto. La polizia la vedevo in un altro modo. Come la vedevi? Come mi hai insegnato tu. Ma prima di piantare tutto devo sistemare quella carogna. Il mandarino mi toglie il sonno.
E credi, non è un modo di dire. Quando non ne posso più esco, prendo la macchina e faccio un giro in città. Tutto tempo perso secondo te? No. È il nostro mestiere frugare nella spazzatura. Che ora è? Le 2:05. Andiamo. Una zeppa. Terrà la porta aperta per quando saliamo. È lo studio, non ci abita. Qui sono tutti uffici chiusi fino a lunedì. Aveva 2 re. Prende 3 carte, altri 2 re. Come al vecchio l'altra sera. Andiamo, Jack. Scendiamo a piedi, facciamo un po' di moto. E si fa anche prima. Per ore ho guardato quella porta. Vedi? Sono i croupier. 2 loschi individui. Giocano forte? Sì, forte. E il sabato incassa il mandarino in persona. Mi pare un po' rischioso, no? È prudente. Lo vedrai da te. Prima di uscire si fa precedere dai suoi cani da fiuto. Fortunato al gioco, eh? Ma non ha fortuna con le donne. Una vecchia storia. E se vengono giù per le scale? Non c'è pericolo. È un'abitudine che non cambiano mai. Scendono sempre con l'ascensore. Attento. La tua macchina è più vicina, quindi tocca a te. Al primo viaggio vi gorilla, poi scende il mandarino col ragioniere. Per i cambiali sono avanzabili, le puoi accettare. Bene, signore, ma per gli assegni come mi regolo? Secondo viaggio. Non preoccuparti. Buona fortuna, buona fortuna. Oh.
si chiuse. Chi è stato? Fermo. Datemi le pistole. C'è qualcuno su, bisogna prenderli. Se fai un passo ti sparo. Non dirà sul serio. Guarda la mia mano e dimmi se scherzo. Ma scapperanno. Io li considero dei benefattori dell'umanità. Tu non devi sciuparmeli. Avanti, fuori le pistole. Non hai il diritto di spararmi. Non ho il diritto. È la legittima difesa dove la metti. Tu hai in mano una pistola come me. Ma io sono un poliziotto. È un vero schifo. E non è tutto. E ora fuori dai piedi. Via. Sarà bene dare un'occhiata agli altri. Adesso. Ci siamo. Salgono. Sono scappati per un soffio. Non avrei intenzione di lasciarli andare. La voglia ce l'ho, e come? Hai torto, sono uguali agli altri. Sbrighiamoci. Va. Ci siamo, lassù siamo a posto. Polizia! Fermi o sparo! Ah! Non sparare! Non sparare! Vieni, vieni! Forza! Hai visto? Mi ha mirato addosso. Non parlare. Io avevo solo sparato per aria. Non parlare. I suoi oggetti personali, li prende lei? Lupo, e bel sorriso, che fine hanno fatto? Li abbiamo trattenuti per un'ora e poi il capo li ha rilasciati. Di solo, Favne. Scusi tanto, la richiamerò io tra poco. Sì, sì, una cosa terribile. Dove sono Bel Sorriso e Lupo? Ragioni, Favne. Potevo fermarli, ma solo come testimoni. Capisco la sua impazienza, che è anche la mia. Ma lo ha detto lei stesso. Bel Sorriso e Lupo erano per strada al momento della sparatoria e non possono aver ucciso il signor Tavernier. Me ne fotto di Tavernier. Sputo sulla sua tomba, signor commissario capo. Lei ha i nervi scossi. È più che naturale. La morte di Barnero... Lasci perdere, signor commissario, mi fa vomitare. Ma è diventato matto? Che cosa le prende, eh? Dimentica con chi parla? Cerchi di ricordarsi che è solo un piccolo funzionario, insubordinato, trasferito qui per indisciplina.
Voglio pensare che il suo atteggiamento sia dovuto all'emozione. Al dolore per la perdita che ci ha colpito tutti. Siamo addolorati quanto lei, Favne. Che cos'altro pretende? La direzione dell'inchiesta. Ma lo capisce anche lei, è impossibile. Barnero era un poliziotto onesto. Un ingenuo. Era un mio amico e voglio trovare chi gli ha sparato addosso. Nessuno me l'impedirà. Voglio dirigere io l'inchiesta e avere mano libera. Se no... Se no... Vuoto il sacco e dico quello che Barnero mi ha raccontato. Ci sono dei giornalisti giù e avranno roba da prima pagina. Personalmente non ho niente da temere, Favne. Se ci sono state delle irregolarità nel servizio, saprò provvedere. Allora, sì o no, signor commissario capo? Lei commette un errore sul mio conto, Favne, e glielo dimostrerò subito. È stata sempre mia abitudine mettere avanti i più tenaci. E come lei voglio vendicare Barnero. La sua aggressività ha dei meriti e le affido quindi l'inchiesta. Sarà lei a dirigerla. Ramsef II sta per morire. Ho sentito ora la radio. Dovevo farlo, Alain. E mi ero illusa che tu fossi cambiato. Non t'avevo promesso niente. Alain. Quando ti ho rivista all'aeroporto ho capito di averti sempre amato. Sempre. Vedi, l'uccisione di Roger fa parte delle regole del gioco. Lo capisco. Ma quello che hanno fatto a te è vile. Non dovevano passarla liscia. E l'hanno pagata. Resti con me questa volta. Ti ho già risposto. E poi sarà quel che sarà. Riceviamo, c'è un lutto. Polizia, bel sorriso qui. Chi altro c'è? Ci sono io e c'è il lupo. Molto bene. Tu puoi andartene. Senta, mi lasci! Non fa complimenti. Ha un mandato? Lupo le ha chiesto se ha un mandato. No. Allora si tratta di violazione di domicilio. Sì. Così stando le cose, possiamo anche sbatterla fuori. Venuta a giocare d'azzardo. E con lo stipendio che ha vuol tenerlo lei, il banco? No. Non potrei permettermelo. È un altro genere di partita che vi propongo. Senza posto in denaro, ma più interessante. Che cosa vuole? Voglio sapere il nome che il mandarino ti ha mormorato prima di crepare. Niente di meno. Ieri sera il suo amico ha rifiutato la nostra collaborazione e oggi che è morto per colpa sua ci chiede aiuto. Il nome? È un segreto che ci teniamo stretto.
Tutti e due? Sì, tutti e due. Allora, questo nome, fa come vuoi. Non pretendo niente, io chiedo soltanto. Sai cos'è? Un silenziatore. Chi l'ha vista ora la conosci? Sembra la mia. Quella che ti abbiamo presa stanotte. È molto semplice. Col 5 si tira, come al baccarà. Ha preso lezioni a Chicago? Hai 5 secondi per dirmi quel nome. Per me può fare a meno di contare. Ho detto no, ed è no. Allora è no. Hai detto no due volte, se non sbaglio. Controlla se è morto. Prendi. Questo nome, sentiamo. È Rovell, Dan Rovell, era Dan Rovell. E l'altro? Non lo so. Il mandarino ha fatto solo un nome, glielo giuro. Ora va a quel tavolo. Siedi. Prendi il fazzoletto. Stendilo sulla tavola per Benino. Riempi il caricatore. Rimetti a posto il caricatore. Posa tutto sul fazzoletto, anche il silenziatore. E ora spostati di là. Avrai capito, immagino. Sì. Beh, sorriso ha due pallottole in corpo. L'arma che l'ha ucciso l'ho in tasca io. Con le tue impronte sopra, tante sull'impugnatura, sul silenziatore e anche sulle cartucce. Ti lascio una via di scampo, Lupo. Se nessuno trova il cadavere, nessuno troverà questa pistola. Ma se Rovell viene a sapere che ho cantato? Troverò io Rovell. E se mi trova prima lui? È un rischio da correre. Mi metta almeno al sicuro. Mi arresti per un piccolo reato. Ci penserò su. Se fai il bravo, ti metterò in prigione. In fondo, se tutti i poliziotti fossero così.
Non andare in giro, ho paura. Ma li hai letti i giornali? Non hanno identificato nessuno. Ma quell'uomo che ti conosce, bel sorriso. Anche se dovesse avere il sospetto che sono stato io, non parlerà. Non andare, ho paura. Se entro due ore non fossi tornato, telefona a Raymond Olney, è un amico. Il numero lo troverai nella rubrica che è sul tavolo. Ma non avrai bisogno di chiamarlo, tornerò prima. Ciao. Vieni, non far storie, cammina. Dov'è? L'ho fatto portare su, nell'archivio. È più tranquillo. Ha confessato? Ancora no. Confesserà. Eviti comunque di... Beh, insomma, agisca come meglio credi. Allora? Niente, duro come un mulo. T'hanno conciato bene? Sei coraggioso. Lo ammetto. Ma a cosa ti serve? Credi che voglia picchiarti? Sarebbe inutile. Ti hanno già lavorato abbastanza. E poi agli altri interessa soprattutto sapere chi ha ucciso il mandarino. È un delitto che metterà nei guai parecchia gente, e visto che non sei stato arrestato ufficialmente, hanno tutto il tempo per seguitare a lavorarti. Personalmente, a chi ha fatto fuori il mandarino darei piuttosto una medaglia. Quello che interessa a me è sapere chi ha ammazzato Barnerò. Quindi apri le orecchie, Robin. Eravate in due l'altra sera sui tetti. Una ha fatto fuoco su Barnerò e l'altro gli ha detto di non sparare. È il secondo che ho ferito alla gamba e quello sei tu. Purtroppo è il primo che mi sta a cuore, quello che ha ucciso Barnerò. E non so ancora chi sia. E allora, vedi, ci sono due soluzioni possibili. La prima soluzione è semplice. Il signor Dan Rovell è stato arrestato su degli indizi sbagliati. L'ispettore di polizia Favnem può testimoniare formalmente di non riconoscere in Dan Rovell l'individuo che ha inseguito sui tetti. L'ispettore Favnem è un pubblico ufficiale, la sua testimonianza è inattaccabile. In altre parole, sei libero. Non se ne parla più. Invece l'altra versione è diversa. L'ispettore di polizia Favnem, pubblico ufficiale, ricordiamolo, riconosce formalmente nel nominato Dan Rovell l'individuo che ha inseguito sui tetti. In più, è certo che è stato Dan Rovell a sparare, proprio quando il suo complice gli gridava dall'alto di non farlo. E qui la faccenda si mette male. Uccisione di un poliziotto per Dan Rovell di Chicago significa l'ergastolo, se non peggio. In altre parole, la ghigliottina. Tra le due testimonianze dell'ispettore di polizia Favnem, false ambedue, sarebbe stupido, secondo me, che Dan Rovell scegliesse la più scomoda. Insomma, è semplice. O mi dici il nome del porco che ha ammazzato Barnerò, o sarai tu a pagare. Rispondi. Parla avanti, per Dio! Bella cosa l'amicizia. Portatemi qui un registratore.
Tanto peggio per te. Sì? Ah, è un collega del commissariato. Ha qualcosa da dirle su Darrovel. Vuol parlarci? Dammi qua. Pronto? Sì, è molto interessante. Grazie. Certo, Bill Arden. Lo conosci? Mi dicono che vi hanno visto spesso insieme in questi giorni. Se è lui il tuo complice, sono sicuro di riconoscerlo. Ho visto solo la sua sagoma per qualche istante, ma ce l'ho qui. Come se lo avessi fotografato. Hai sete? Vedi, Dan, non credere a quello che dicono. Noi non siamo la Gestapo. Non parlando, hai scelto il tuo destino. Ma almeno una volta vorrei sentire la tua voce. Ti faccio un'ultima domanda. Hai sete? Sì o no? Sì. Come vedi, qualche cosa sono riuscito a fartela confessare. Attestato. Sbrigate voi le formalità. Germain, mi hai portato quell'uomo? È lì nel secondo ufficio. Mi serve un altro piccolo favore. Villardin. Lo conosci? François Villardin. Non fare il furbo con me. È un amico di Rovell? Io non voglio avere grane con un tipo del genere. Ne avrei di peggio se salta fuori che hai ucciso bel sorriso. Rovell e Villardin erano insieme in Africa. Anche Roger Dassin era con loro. Maura mi deve proteggere. Se Villardin sa che ho cantato, per me è finita. Mantenga la promessa. Senta, l'altro mese il pestaggio di quei due che attaccavano manifesti elettorali sono stato io e bel sorriso. Vieni con me. Va a sederti là. Prendi la sua deposizione. Il mese scorso, quel pestaggio durante le elezioni, sono stato io. Ma erano in due. Il complice è Georges Duval.
Detto bel sorriso. Bisognerà spiccare un mandato. Intanto comincia a sistemare questo. Trattalo bene, ti prego. È un buon collaboratore. Bene, cominciamo. Passeggiata! È vero che un certo Dan Rovell è in gabbia qui? Rovell, quello che ha steso un poliziotto, lo conosci? Non mi metterete mica con lui. No, sta tranquillo. È in attesa della corte d'assise. Quindi ha una cella tutta per lui. Su, va. Rovell, in parlatorio c'è l'avvocato. Cammina, fa presto. Vuoi un po' di carne? No, grazie. Non mangi niente? Non parli mai? Che ti succede? Christine, voglio l'uomo che uccise Barnero e l'avrò. No, lascia, vado io. Scusi, signora, non è a tavola, spero. Non importa, prego. Ho trovato Villardin. Com'è andata? Gli ho fatto delle domande, è un osso duro. Anche con Rovell è stato difficile. Già, ma Villardin ha un alibi per quella sera. Giocava alla belote con un certo Raymond Aulnay e sua moglie. Alibi confermato? Sì. Chi è questo Raymond Aulnay? Commercia, sì, una specie di ambulante. Sospetto di ricettazione, ma niente di serio. Bazzica con gli anarchici. È schedato, ma non ha mai avuto condanne. La sua testimonianza è valida. È l'indirizzo? Sì, l'ho scritto. Che fai? Esci adesso? Solo il tempo di fare un piccolo controllo. Ne ho per un paio d'ore. Buonasera. Il mio orario è finito, ma se vuole l'accompagno. No, non è il caso. Ritorna a casa, eh? Sarai stanco. Sono l'ispettore Farnay. Ancora? Ne è già venuto un altro oggi. Dov'è tua moglie? Come dici? Ho detto, dov'è tua moglie? All'ospedale. All'ospedale? Fin da ieri, se non ci crede vada a vedere da sé. Quarta corsia, letto numero 12, congestione polmonare, 40 di febbre. Villardin, lo conosci? Sì. La notte di sabato avete giocato insieme a Belotte. Sì, l'ho già detto al suo collega. Giocavate qui? Sì, ma sono le 8 passate. Lei ha un mandato? No. Hai ragione. Si è fatto tardi. Allora cerchiamo di farla finita subito. È strano, eh?
Voi giocate, intanto dei poliziotti si fanno accoppare sui tetti. E che posso farci io? Puoi chiarirmi le idee. Mentre Villadin faceva una partita con te e tua moglie, contemporaneamente era sul tetto di un palazzo e ammazzava un amico mio, un poliziotto di nome Barnero. Impossibile, visto che... Visto che giocava con te a Belotte. Lo vedi? Siamo da capo. Allora ti chiederò di essere più preciso. Per esempio, a quanti punti giocavate questa Belotte? Mille punti. Eh? Ripeti! A mille... Hai detto a mille punti? Ora ricontiamo insieme. Barnero aveva dei figli. E Villardin l'ha ucciso. Villardin giocava a Belotte con me. A mille punti. A mille punti! Thank you.
Abbassa le braccia. Rimettiti il cappello. Ora girati verso di me completamente. Non mi chiedi niente? Lo sai chi sono? Uno sbirro. Indovinato. Vi somigliate tutti. Può darsi. Ma io non sono venuto per arrestarti. Sono qui per ucciderti. E cosa speri? Che abbia paura? Allora perdi tempo. Da anni aspetto la morte. Ora hai finito di aspettare. Parli troppo. Se uno vuole uccidere, uccide. Sì, è giusto. Ma io ho voglia di parlare. L'ispettore Barnero era mio amico. Morto stupidamente su un tetto. Si muore come capita. Quasi sempre stupidamente. Troppo facile come battuta, Villardin. Per me l'uomo che ha ucciso Barnero è un vigliacco. Può anche darsi che l'abbia fatto per una reazione istintiva. Gli avevano sparato. Barnero ha sparato per aria. Ma lui non lo sapeva. Allora si è difeso. A questo hai pensato? No. Neanche alla moglie di Barnero è venuto in mente. A conti fatti, forse il tuo amico Barnero era un vigliacco. Quando un uomo si sceglie un mestiere in cui può rimetterci la pelle, non ha il diritto di metter su famiglia. Deve rassegnarsi a vivere solo. Come te. Come me. Avanti, finiamola. Che cosa vuoi? Che confessi? Che neghi? Che mi butti su di te? La legittima difesa. Ti farebbe comodo, scommetto, per alleggerirti la coscienza. Non è facile sparare a un uomo disarmato. Non hai mai sparato su uno disarmato? Il tuo amico Barnero era armato. Se adesso mi ammazzi, sarà un assassinio. Va bene, sarà un assassinio. Il sorriso che affronta Villardin e lo stende per vendicare il mandarino è assurdo. Se vuole aiutare Dan, faccia quel che ha chiesto. Stia dietro a Favnin. Cerchi di sapere quello che fa, dov'è, dove va. Lo saprò. E non si metta in contatto con Dan. Anch'io le notizie gliele faccio avere dal suo avvocato. Ma a che serve, vorrei sapere? Dan è in galera per la falsa testimonianza di Favnin e non ha perso la speranza di presentargli il conto un giorno. E con ragione. Ha letto che cosa scrivono i giornali sulla morte di Villardin? Insinuano che è una macchinazione della polizia. E naturalmente il capo è furioso. E dov'è? È giù a sparare.
sa che cosa dicono sull'uccisione di Villardin? Lo so. In proposito, lei ha il mio rapporto. Fatto in modo eccellente. Mi dica, signor commissario, secondo lei, chi ha ucciso Villardin? Bel sorriso ha ucciso Villardin, movente la vendetta. È nel suo rapporto che ho controfirmato. Quindi il caso è chiuso. E Barnero? Chi ha ucciso Barnero? Ma è opera... Sì, della vostra polizia. Signor commissario capo, Barnero è morto per aver creduto in una polizia pulita. E invece, la verità è un'altra. Fare il poliziotto è un mestiere sporco, che si fa solo in modo sporco. Non la sento neanche, Favnet. Lei ha bisogno di riposarsi e di riflettere. Credo sarebbe opportuno si prendesse una bella vacanza. Non serve, signor commissario. Ecco le mie dimissioni. Ma insomma, Favnet, se la prende con tutti per la morte di Barnero. Ma lei era lì, che ha fatto? Riparleremo delle sue dimissioni quando ritornerà. Adesso vada in ferie. Quanto a questa lettera, non voglio neanche sapere che cosa c'è scritto. Tu, in parlatorio, c'è l'avvocato. Avanti, sbrigati. Su, muoviti! Che roba è? I pasti ordinati fuori. Carogna! Carogna! Eccoli che ricominciano. Non vi muovete da qui, tutte e due. Vado a domare le belve. Sei fortunato che siamo qui. Se no, ti farei pagare quello che hai fatto, Helen. Ma io non ho fatto niente, lo giuro. Adesso però devi parlare o ti ammazzo. Avanti, vuota il sacco. Ma che cosa dovrei dirti? Non so neanche di che stai parlando. Io tanto ti ammazzo. E parla a voce bassa. Come hanno fatto a trovare Villardin? Villardin? Li hai letti anche tu i giornali, no? Eh? Dov'è Bel Sorriso? Non ne so niente. Non l'ho più visto. Davvero? Davvero? Non ne so niente. Parla! Dov'è Bel Sorriso? Bel Sorriso è in fondo a uno stagno. In fondo a uno stagno, l'hai ammazzato? L'hai ammazzato? No, è stato Favnet. L'ispettore? È stato lui a farlo fuori. C'ero anch'io. E adesso ha ammazzato Villardin. E a te farà dare il massimo. La morte di quel suo amico gli ha dato alla testa. La conversazione è finita. Venite fuori tutti e due. Su, sveglia. Beh, cosa ti è successo? Sono scivolato, capo, e ho battuto sul lavabo. Ah, sì? E che dicevi quando sei scivolato? Parlavo della lista dei pasti. Ho dimenticato un nome. Aggiungi il nome che manca alla lista e dopo te la firmerò. Non ne farai un dramma, no? Avanti, Novelli, in parlatorio. Di corsa!
visto Raymond Aulnay. Mi ha detto di riferirle esattamente, stabilito il contatto. Tutto pronto. Dunque, ho potuto parlare con il avvocato. Giudice. La prego di tornare da Raymond Aulnay oggi pomeriggio. Gli dica da parte mia, domani sera. Domani sera. Nient'altro? Nient'altro. Bene. Secondo il giudice che conduce l'istruttoria. Tanto io e vado stanotte, faccia come vuole. D'accordo. Però se ho bisogno di lei... Le farò sapere dove sono. Oh. Siamo d'accordo. Buongiorno. Ah, buongiorno. Lo porta sempre dietro? Per forza, come faccio? La madre ne avrà per un'altra settimana. E lo racconta a me? No, parlavo di mio figlio. E quel signore è sempre in vacanza? Sì. Ecco la pianta. Sta fermo, non toccare niente. È in una villetta sulla riva del torrente. Accanto c'è un albergo. Benone. Abita lì solo? Sì, ha mandato la moglie in Normandia da dei parenti, credo. Che cosa fa? Niente. Io lo vedo dalla terrazza dell'albergo. È sempre in giardino. Ho capito. Sono convinta. Sono convinta che se andassi a trovarlo e gli parlassi, forse capirebbe. Uno sbirro è uno sbirro e non c'è niente da sperare. E poi ora... Dan ha saputo di Villardin e ha giurato di vendicarlo. Non ci manca che questo ed è davvero la fine. Già. Dan è evaso questa notte. A questo punto ormai bisogna aiutarlo. L'ascia è del Signore. Buono. Direttore, un detenuto insiste per parlare con lei in merito a Dan Ropel. Dice che sa dove possiamo trovarlo. Sai dove è nascosto Dan Ropel? So che ha giurato di fare la pelle all'ispettore Favnin. La prima cosa che farà è di andarla a cercare. Sa dove è andato in ferie Favnin? Certamente, signor commissario. Dia subito l'allarme alla squadra mobile. Guarda. Il vecchio mulino trasformato in albergo. La villa di Favnin, il torrente. Volevo anche parlarti di Hélène. Ha i nervi a pezzi. Vuole andare a trovare Favnin. E allora? Allora. Io le ho detto che era una cosa assurda. Ma si è messo in testa che se andasse a parlargli, forse lo convincerebbe a ritirare la deposizione. Mi hai portato quello che ti ho chiesto? Devi anche capirla. Ha paura per te. Dai. E forse ha ragione. Grazie di tutto. Cerca almeno di stare attento.
sono Elenda Sa. Vengo a chiedere di salvare Dan Rovell. Buonasera, si accomodi. Perché ce l'ha tanto con lui? Sa che è innocente ma vuole liquidarlo. Non è diverso da quelli che hanno liquidato mio fratello. Ma lei ha una tessera dalla polizia. È autorizzato a portare armi, è un pubblico ufficiale. I suoi reati non sono perseguibili, signor ispettore. Le funzioni di un poliziotto non sono certo delle più nobili. Una società come ogni organismo vivente produce inevitabilmente dei rifiuti che è necessario eliminare in qualche modo. E come in ogni processo di eliminazione, anche l'operazione di polizia deve essere compiuta rapidamente, pulitamente, discretamente. In questa faccenda esistono molte responsabilità, signorina. E ho deciso di smascherarle una volta per tutte. E come? A me interessa solo che Dan venga assolto da un delitto che non ha commesso. Ho appena scritto una lettera al procuratore della Repubblica. Tutto quello che è successo dopo la morte di Barnero è lì dentro. Tutto? Tutto. E ci sono le mie dimissioni. Al più presto la consegnerò personalmente a chi di dovere. Favnin, non sparate senza mio ordine. Torni indietro, Favnin. Rovell è venuto qui per ucciderla. Ravel, fermati. Ravel,
Sono Favneng, ascoltami. Hélène Dassin è qui, le ho parlato. Butta la pistola, Rovel. Chi li ha avvertiti? Tu o lui? Ha detto che aggiusterà tutto, che ci aiuterà. Lui ci aiuta, un poliziotto. Aveva ragione. I poliziotti fanno schifo. Anche lei fa schifo, ispettore Favnet. Lasciate andare Hélène Dassin, non la fermate. Me ne assumo la responsabilità. Perché ha agito in quel modo? Una ragione c'è. La vuoi sapere? Leggi questa lettera al procuratore della Repubblica. È a me che deve consegnare quella lettera, Favnet. È proprio sicuro di quello che fa? Si rende conto che rischia di gettar fango sull'intera polizia? Nessuno alzerà un dito per difenderla. Perciò, addio. Provveda che l'ispettore Favneng si tenga a disposizione della Commissione Centrale di Disciplina. Non si muova da casa. Thank you.